L'idea è nata quest'inverno, a dicembre, anche dietro il suggerimento dell'assessore Coclite, perché ci diceva di fare, noi organizziamo eventi da diversi anni, e dietro appunto il suggerimento dell'assessore Coclite di fare qualcosa di diverso in questa città, abbiamo pensato di fare questa manifestazione vintage, e a dicembre è stata in piazzetta Castromediano. Un successo già allora, queste persone incuriosite, cioè l'affluenza veramente tanta, e poi anche il risultato ottimo da parte degli espositori che ci hanno richiesto di riproporla. Non sono soltanto i salentini che si fermano, entrano, restano affascinati, ma tanti anche i turisti. Beh, siamo ad agosto, siamo in via Templari, negli ex magazzini Upim, per cui siamo in pieno centro, proprio nel cuore della città, e abbiamo veramente numerosi turisti che si fermano incuriositi, entrano e si mettono così a guardare da quello che può essere, anche a portare via un pezzo del nostro Salento, no? Da quello che può essere l'abito, il pezzo d'antiquariato, gli occhiali, il gioiello. È un modo diverso di fare moda attualmente. Sì, è un modo diverso perché bisogna forse essere un po' più creativi del normale.